Buon pomeriggio cari amici e benvenuti da Adribisù. Oggi super emozionata perché da poco mi è arrivato il pacco, l'ho aperto e quindi i cuoricini dagli occhi, dalla testa, dalle labbra, da tutte le parti. E praticamente mi sono arrivate le nuove formine taglio laser che ordinai 2 settimane fa e finalmente sono arrivate. E, ripeto, il cuore a 2000 perché sono stupende. Ed ora colgo l'occasione per mostrarvele, di cui poi farò gli stampi, per cui se qualcuno è interessato tranquillamente mi può contattare. Ma prima di farvi vedere appunto le formine, vorrei puntualizzare una cosa, e cioè queste forme che ho fatto creare sono delle forme inedite, cioè nel senso che in giro non si trovano tanto questo tipo di formine, cioè nel senso mi sono venuti in mente a me di farmele creare in particolare. Quindi con questo cosa voglio dire? Che coloro colleghi che fanno gli stampi, no? Che dovessero vedere queste inedite forme, allora io dico di coscienza, perché chiaramente diciamocelo chiaro, no? Nessuno di noi paga il copyright. E quindi chiunque può tranquillamente farsi fare gli stessi disegni di cui ha fatto un'altra persona, insomma, quindi chiaramente non può impugnare nulla, in quanto chiaramente non facciamo il pagamento della tassa sul diritto di autore, eccetera. Quindi chiaramente non ho fatto neanche mettere dei simboli distintivi, eccetera, perché comunque è la stessa cosa. Allora io dico, sta nella coscienza, no? Se siete dei creativi veri avrete anche molta fantasia, perché il creativo, creativa doc, si distingue appunto per la fantasia, per la creatività. Quindi se ne avete di fantasia e di creatività, ma cercate altre forme, cercate altri disegni, cercate qualcosa di inedito anche voi, cioè distinguetevi, ecco quello che dico. Se anche a me è capitato, diciamo, di fare delle forme che magari neanche me ne ero accorta, magari ce l'avevano delle altre persone, però magari involontariamente, però forme tipo, che ne so, il sole, il cavalluccio marino, la scritta Love, oppure, cioè, cose classiche, allora in questo caso no. Però queste in particolare, di cui ci tengo tanto, che me le sono fatte fare apposta, secondo la mia idea, allora, ci terrei che non venissero fatte proprio identiche, ecco, cioè almeno che abbiate la buona coscienza e anche il saper vivere civilmente con gli altri, ecco, che possiate farle differenti. Ecco, detto ciò, non mi dilungo troppo perché poi a me non piacciono le polemiche, sono per la pace, non sono per la guerra. Chi mi conosce lo sa, non faccio discussioni, eccetera, però chiaramente se dovessi vedere un'azione del genere, che riterrei maleducazione pura, in quel caso mi comporterò anche io in quella maniera, cioè ripagherò con la stessa moneta l'azione fattami nei miei confronti, l'azione sgarbata fatta nei miei confronti. Quindi non voglio continuare, lasciamo così. Però io discussioni, litigi non ne faccio, cioè vuol dire che dovesse succedere una cosa del genere, farò, ripagherò con la stessa moneta. Va bene, basta così, andiamo avanti, anche perché sennò mi tolgo il gusto. Allora, cioè, sono super emozionato, guardate che bella. Cosa vi devo dire di questa stupenda immagine di Marilyn Monroe? Guardate qua, cioè io l'adoro, bellissima. Eccola qua, ed è fantastica, non ho parole, troppo bella. Andiamo avanti con la sagoma di, ta-da! Ebbene sì, Michael Jackson, che è uno dei miei miti che ricordo e ricorderò sempre nel mio cuore, mitico Michael Jackson. Guardate che bella. È stupenda questa sagoma, bellissima, ed è una personaggi famosi. Poi, sempre sulla stessa linea d'onda, ho fatto fare Madonna, che è mitica anche lei. Vedete che bella,
Eccola qua. Fantastica. Dopo c'è. Ta-da! Audrey Hepburn, bellissima, anche lei un mito, praticamente. Sto andando abbastanza veloce, se no poi diventa lunghissimo questo video, già con l'introduzione che ho fatto. Mi dispiace dire quelle cose perché io non sono, ripeto, io il vivo e lascio vivere con educazione rispetto agli altri, però voglio dire. Allora, guardate questo, Freddie Mercury è davvero un mito anche lui, rimarrà per sempre ai nostri cuori. Stupendo, guardate che bello, con tutti i dettagli fatto così, meraviglioso. E questo è per quanto riguarda i personaggi famosi. Dopodiché ho fatto fare, per gli amanti degli anni 80, vintage. Guardate che carino, i personaggini di Love Is. Che carino, questo mi piace un sacco. Ed è fantastico per me, spero vi piaccia. Dopodiché, sempre stile anni 80, stile anni 80, ta-da! La mitica Lamù, cioè, adorabile. Quante volte abbiamo riso con questi manga, questi cartoni animati simpaticissime, bellissima. Dopodiché, come personaggi, sempre abbiamo questa Betty Boop che è carinissima con l'occhiolino. Eccola qua, molto bellina. Dopodiché, sempre personaggi. Allora, li tiro fuori insieme magari perché sono più di uno. Ed eccoli qua. Ta-da! I Simpson, carinissimi, ancora non c'erano in giro, perciò li ho fatti fare. E quindi abbiamo tutti quanti insieme. Omar, mitico. Ta-da! Mi fa sorridere quanto è goffo. Poi c'è la dolce consorta. Vedete che bella? Fatta così, sempre lucida, con l'incisione. E poi i carichiglioli. Stupendi, guardate che bellini. Fatti benissimo, io li adoro. Probabilmente farò un unico stampo con tutti quanti insieme. Così ci stanno tutti insieme, benissimo. Allora, scosto un po' le bustine, così poi abbiamo la panoramica di tutto. Allora, vado avanti con, ecco, per esempio questi qui non sono inediti, per cui chiaramente chiunque li può fare, ma io su questo genere non, cioè è normale che chiunque li possa fare, perché sono dei semplici fenicotteri, ecco, cioè tranquillamente, non, lì, qui non dico niente, ma anche a me è capitato di fare il pesciolino, non so, le cose classiche, quelle in quel caso, non, però. Se io trovo la stessa immagine tipo di Michael Jackson, così, identica, dico io, no? Cioè, un po' di fantasia, raga, che vi devo dire? Allora, dopodiché, andiamo avanti con, anche questa mi piace un sacco, è Arale, sempre per gli amanti dei manga nostalgici degli anni passati. Guardate che bellina, mi piace un sacco. Dopodiché, vado avanti con invece un personaggio attualissimo che mi piace un sacco e prima o poi comprerò una sfera di queste. Una LOL ho fatto fare che mi piace tantissimo, bellissima, adorabile, prima o poi la comprerò, mi manca, ancora non l'ho comprata. Poi, queste sono semplicissime, anche queste non sono inedite, però mi piaceva averle. E sono due identiche. E queste qua sono le geisha, questa versione molto carina. Poi ho questo tipo di gorgeous. Io, per esempio, le gorgeous, ad esempio, le ho viste in giro, però ovviamente non è che vado a fare la stessa
la stessa sagoma di qualche altra. Io questa qui, per esempio, non l'ho vista in giro, che poi è successo questo errore, manca un occhietto, però hanno detto che me la rifaranno, insomma, perché c'è questo errore, però io voglio dire, non vado a rifare la stessa posizione della Gorgeous che ho visto in giro, cioè vado a trovare un'altra sagoma, in maniera da essere, prima di tutto, da diversificarmi, insomma, ecco, e di non andare a ledere gli interessi pure degli altri, insomma, no? Un po' di saper vivere in comunità, ecco, quello dico. Dopodiché, una cosa molto bellina, di cui mi piace tanto mostrarvi, ecco qua, questa è la parte superiore della chiappa sogni. Ho fatto fare così, sempre per, ho visto un paio in giro, ma differenti. Proprio per diversificarmi, ecco, ho fatto fare in questa maniera le foglioline, vedete? Fatte così. Ecco, togliamo Michael un attimo. Allora, vedete? Così, e dopodiché ci sono le foglioline, così che si appenderanno. Ed è carinissimo, vedete? Ecco, ed è inedito per me. E dopodiché poi c'è questa che me l'hanno regalata loro in omaggio così, ed è una corona così, di cui sarà molto difficile farci lo stampo, vedete, ci sono tutti questi forellini, però ce la posso fare come sempre. Perfetto, io sono, cioè il mio cuore è pieno di gioia per questo nuovo arrivo. Io spero anche che tutte queste novità vi piacciono. Ripeto, questo video è fatto per mostrarvi ciò che io ho fatto creare, ma a beneficio mio, ecco, diciamo, non perché poi magari tra qualche giorno mi ritrovo postate le stesse immagini con gli stessi stampi da qualche altro. Io non voglio continuare questo discorso perché credo di aver reso l'idea, mi auguro. Ecco, e detto ciò, con immensa allegria, adesso me li guarderò pian pianino 10.000 volte tutti quanti, questi bei personaggi. Ecco, vi lascio ad un buon proseguimento di serata. Grazie mille per la visualizzazione. Se è il caso, un buon like per me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!